La vedo così distesa, così radiosa, così bella. Viene dal suo appartamento? Sto cretino. Continua a telefonare e mica gli passa per la testa di venire a vedere perché non rispondo. Sono così i giovani d'oggi, pigri. Non hanno fantasia e si lasciano sfuggire le migliori occasioni. Sì, è vero. Certo. Ma sì, infatti anche con il mio ragazzo. Sì? Non sanno mai che cosa fare, se ne stanno sempre lì impalati. Se fosse per loro non si scoperebbe mai. Oh, Donatella! Oh, Donatella, che spiritosa, con questa sua spregiudicatezza. Ecco perché le ragazze della sua età preferiscono un uomo maturo. No? Sì, l'uomo maturo, sì. Per certe cose. Cosa ne dice, cara, di quest'uomo maturo? Va bene il mio ritmo? Sì, benissimo. Ma dove hai imparato a ballare? Talvolta per qualche ricorrenza organizzo festicciole, si balla con ragazzi e ragazze. È lui, eh? Sì. Quando vi siete conosciuti? Ci siamo visti per la prima volta ieri, a casa di amici. Sì. Tutti ballavano, erano allegri. Ma lui invece era... E lui invece? Ma perché mi fa parlare? Prima di tutto perché sono un prete. E poi perché le fa bene parlare. Su. Avanti. E lui invece? E lui era triste, poverino. Sì. Gli era morta la madre da circa un mese. E così lei lo ha consolato? Sì. Mi ha anche letto una poesia scritta in nome della madre morta. Beh, è bello tutto ciò. È romantico, poetico. Quanti anni hai, ragazzo? 2 anni meno di me. E' anche molto timido. Sì. Allora gli ho chiesto, ti va di ballare? Gliel'ha chiesto lei? Sì. Così siamo usciti sulla terrazza. Sì. E abbiamo ballato. Stretti, stretti. Al buio. E io sentivo che lui mi desiderava. E come lo capiva? Ho detto che ballavamo stretti stretti. Sì. Non sono mica una bambina. Va bene. Basta così, ho capito. No, no, adesso mi va di raccontare. Sì? È una cosa che non faccio mai. Bene. Raccontami allora. Dimmi. A un certo punto del ballo sì? Gli ho detto all'orecchio. Cosa? Senti, ragazzo. Sì. Tu mi piaci. E sento che neanche io ti faccio schifo. Perché tergiversiamo? Già. Adesso è la donna che prende l'iniziativa, non l'uomo, eh? Certo. Bene, allora? Gli ho detto, visto che tu mi piaci, sì. Voglio fare l'amore con te. E lui che ha risposto? No, perché era venuto con la sorella. E che cazzo?
Scusa, voglio dire, è finita così? No. E allora? Ci siamo seduti in un angolino appartato. Sì. Ci siamo baciati. Ma lì non potevamo avere un rapporto completo perché c'era gente nel soggiorno. Già, certo. E allora? Io capivo sì. che lui mi desiderava subito, da pazzo. Sì. E allora? E così ho provato per lui una strana sensazione di tenerezza. Sì. Io ho fatto una cosa che non avevo mai fatto prima. Sì. E se non ti spieghi chiaramente? Ma non si può dire tutto. Un prete non si stupisce di nulla. Nemmeno se tu mi dicessi che lo hai assassinato. Avanti, su. Che cosa hai fatto a quel ragazzo? Avanti, dimmi, dimmi. Dimmi, dimmi tutto. Sì. Con le mani? No. Con che cosa allora? Beh, ma se ogni ragazza chiamerà la madre, tu lo consoli così? Ma che belle calze rosse che ha, monsignore. Chi le ha regalate? Una donna. La sola e unica donna della mia vita. Un'amica? No. Mia madre. Che ho tanto amato. E perché dice ho amato? Non l'ama più? Purtroppo è morta. No, quando? Circa un mese fa. Anche lei, poverino. Sì. Era la sola cosa che aveva al mondo. Mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Piangi per la mia disgrazia? Io dovevo stare al mare con il mio ragazzo. Il ragazzo? Ma lui ormai non piange più. Lo hai consolato? Lo rifaresti ancora? Ma gliel'ho detto che è stata la prima volta, no? Lo so, non ci pensare. Tutto sta a incominciare, sai. Io voglio stare al mare, sotto la tenda, sotto la luna. Aspetta, cara. Può anche accadere. E come, con un miracolo? Certo, con un miracolo. Ora concentrati e dammi la mano, cara. Così. Prova a chiudere gli occhi e fai lavorare la tua immaginazione. Tu ti trovi su una spiaggia tutta bianca, in riva al mare. Sì. La notte è dolce. La luna splende. Senti l'odore delle alghe marine. Il mormorio del mare. Tu dormi profondamente e stai sognando. Senti sfiorare le tue gote dalla carezza di un bacio. Chi è? Indovina, cara, è il tuo ragazzo. Non sono io, è il tuo ragazzo che ti sta baciando. Dormi, cara. Ma non posso dormire, avessi almeno un sonnifero. No, 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 cara. Prova a contare le pecore. Quali pecore? Sì, tu sei una pastorella e hai un gregge di migliaia di pecore che devono passare su un ponticello stretto. E allora tu conti le pecore ad una. Passa la prima pecora e tu la conti. Chiudi gli occhi, cara. Uno. Uno. Due. Due. Conta, cara. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Conta, cara, conta. Sei. Sei. Sette. Sette. Trentuno,
32, 30. Ma c'è qualcuno nell'ascensore? Sono io, Donatella, quella che abita nella mansarda. Siamo bloccati da un sacco di tempo. Chiami qualcuno, magari i pompieri. Oh, Madonna. Ora vedo, troverò qualcuno. Ma non sarà facile il giorno di Ferragosto. Mi raccomando, signora, per carità, sto impazzendo, faccia presto. Stia calma, in un modo o nell'altro la faccio uscire. Eccolo il miracolo, monsignore, ma quale miracolo? Una bella iattura, altro che. E perché iattura? Ma come perché? Ha interrotto il nostro sonno, stavamo così bene. Ma quella lì è una donna in gambissima, vedrà che ci fa uscire. Ma che ci fa uscire? Ma come fa quella? È Ferragosto, non trova nessuno, sua. Trova, quella trova sempre qualcuno. Pensi che il giorno del funerale di suo marito, 2 anni beh, fa, allora? Si è trovato un uomo, se l'è portata a casa e ci è andata a letto subito. Siccome abita al piano di sotto al mio, io ho sentito tutto. Ma che fa? Spia la gente, Donatella? Ma no, che spia? È stato un puro caso, è una storia incredibile. Ora gliela racconto. Dica, dica. La sera del funerale, sì. Io stavo facendo il bagno. Sì. E mi ero insaponata la testa. Sì, certo. Allora, per sciacquarla, sono andata sott'acqua. Sott'acqua, sì. E così, immersa, ho sentito tutto. Ma arrivavano tutti i rumori del piano di sotto. Sott'acqua, sentiva tutto? Sì, rumori, voci, i suoni erano un po' dilatati, però si capiva tutto. Che strano fenomeno. E che cosa sentiva? Dunque, a un certo sì. momento... Sento lei che piangeva sì. e lui che la consolava. Sì. Lei piangeva sì. e lui la consolava. Avanti, poi, improvvisamente, sì. shh, un gran silenzio. Un gran silenzio e dormivano. Sì, dormivano. No. Tutto a un tratto il letto si mette a fare cri cri, cri cri, cri cri. Un grillo. Che grillo? Era il letto che cigolava. Il letto cigolava? E perché cigolava il letto? E come? Che vuol dire, monsignore, il letto cigola? Dire? Se cigola qualcuno lo muove. Lo cerchi muove, di capire... Dice. Ho capito, facevano ginnastica. Sì, adesso una vedova che torna dal funerale si mette a fare ginnastica. Scopavano. Donatella. Durante quel cigolio del letto, lei, la vedova, che cosa diceva? Ah, oh, smaniava. Gemeva. Ma che diceva? Ah, diceva no, no, così, ma che fa? Ah, no, ma che fa? Che fa? No, ma che fa? Ma che fa, monsignore? Niente, Donatella. Ma meglio, la sento. Sì, certo, lasciami fare. Ma non si fa? Si fa, si fa. Ecco così. Così come? E alza la gamba. Ma su, quale? Su, tirati su col corpo. Va bene, va bene, va bene. Sì. Sì. Su. Così? Sì. Come? Ecco, così. Ma che... Giù. Perché? Giù. Ma... Rilasciati ora. Mi rilascio, sì. Ma poi che succede? Brava. Così. No. Ecco, no. Così. Va bene? Sì. Va bene? Non lo so, no. È bello? Non capisco. Ti piace? Vede, signorina, se un uomo ed una donna, come noi due, ad esempio, rimangono bloccati in un ascensore, nel medesimo momento vengono anche privati del loro libero arbitrio. Che sarebbe? Non possono più decidere liberamente delle loro azioni. Cioè? Poniamo il caso che lui, l'uomo, si senta minacciato dal richiamo dei sensi. Può usare, come nel nostro caso, del suo libero arbitrio uscendo dall'ascensore? No. E lei, la donna? Neanche. E allora, che significato può dare, signorina, ad un fatto che è accaduto contro la volontà delle due persone interessate? Ho capito. Vuol dire che è come se non fosse accaduto. Non come se. Lei deve convincersi che il fatto non è accaduto. Non è accaduto? No. E allora, mia cara ragazza, continuiamo a darci da lei. E siccome non sussiste peccato... Io l'assolvo senza alcuna penitenza. Ecco, questo è il mio indirizzo. Via Bonarotti 15, scala B, interne 8. C'è anche il telefono, vede? Allora posso venire a trovarla. Eh? Eh? No, al contrario. Vede, signorina? Io le ho dato il mio biglietto da visita solo per metterla alla prova. Quando lei uscirà da questo ascensore... Allora riacquisterà il suo libero arbitrio e sarà padrona delle sue azioni. Se verrà a trovarmi a casa, di sua spontanea volontà, ed io ricadrò in tentazioni, allora, soltanto allora, potremo dire che il fatto è realmente accaduto e che abbiamo peccato. Ho capito. Se invece lei resisterà,
Allora sarà una vittoria del suo spirito sulla carne e per me un immenso piacere per averle dato questo insegnamento. Mm. Via Bonarodi 12, scala B interno 8. Se al telefono risponde mia sorella, lei le dice: lascio il mio nome che poi Monsignore mi richiama. Va bene? Sì! Chi è? Il portiere della casa accanto. Mi ha chiamato la signora Dami. Grazie caro, ha fatto? Tutto in ordine, l'ascensore funziona, prema il tasto. Bene, saliamo prima da lei, poi io scendo. Ma cosa fa signorina? Perché non si veste? Vuole uscire nuda, è indecente. Arrivederla, monsignore. Arrivederla, signorina Donatella. Via Bonarodi 12, scala B interno 8. Sì, sì. Telefono 68 36 14. Cosa vuoi? E non ti è saltato in mente di venire a vedere perché non rispondevo? E invece c'ero, ma non potevo risponderti perché ero bloccata in ascensore con un monsignore. Perché ridi, cretino? È stata un'esperienza molto importante. Non avevo mai parlato con un prete moderno. In un certo senso non è successo niente. In un altro senso è successo tutto. No, non vengo. Questa sera ho deciso di rinunciare. Voglio fare uso del mio libero arbitrio. Non sono più chiusa in ascensore e dunque potrei raggiungerti. Perciò non vengo. Ecco, monsignore. Zitta, non chiamarmi monsignore. Perché? Perché quella sente tutto. Quella signorina Donatella che abita in mansarda sente tutto quello che accade in questo appartamento. Lei fa il bagno, mette la testa sott'acqua e sente tutti i rumori dilatati. Sente anche il cicolio del letto? No. Ah no, cambiamo letto. Senti un po', con quella lì nell'ascensore cosa è successo? Niente. Non è successo niente.